meno uno ad una gara che vale un'intera stagione. Chievo-Pescara di domani sera al Bentegodi sarà una finale. Vincere per salvarsi senza vedere gli altri risultati e per far calare il sipario su una stagione che col trascorrere delle giornate e al netto del lockdown si è fatta sempre più complessa fino a diventare la peggiore dell'era Sebastiani. Manuel Pucciarelli sarà a disposizione e questa è la notizia principale che arriva dalla rifinitura sostenuta questa mattina al Poggio. Il dubbio di Sottile è se farlo partire dal primo minuto o portarlo inizialmente in panchina, soluzione questa che sembra la più probabile, visto lo stato di forma non eccelso del principale ex di questa gara, Pucciarelli, tuttora è di proprietà del Chievo. La sua utilità potrà essere maggiore a partita in corso, come è accaduto contro il Livorno. Tornerà Galano, che comporrà il tridente con Maniero e Clemenza. Sta bene Memushai, che dopo il differenziato di ieri ha smaltito una contrattura ed oggi si è regolarmente allenato. Sottile orientato verso il centrocampo a tre, con Palmiero affiancato da Memushai e uno tra Castanos e Busellato, col cipriota favorito. In difesa, stagione finita per Balzano a causa dello stiramento al flessore della gamba sinistra. Sottil si affiderà all'esperienza di Del Grosso, favorito su Masciangelo e Crecco. Zappa a destra, Bettella e Drudi al centro. Il tecnico del Chievo Alfredo Aglietti medita di fare un altro brutto scherzetto al Pescara dopo l'eliminazione nella semifinale playoff dello scorso anno da allenatore dell'Hellas. Due le assenze, Vaisanen e Giaccherini. 4-3-3 per i clivensi con Schemper tra i pali, linee di difesa Dickman, Leverbe, Rigione e Renzetti. In mediana ballottaggio Obi Esposito per il ruolo di metodista, mezzeali Segre e Garritano, davanti Seter e Vignato a supporto di Djordjevic. Direzione di gara affidata a Juan Luca Sacchi di Macerata, con cui il Pescara ha ottimi numeri, 7 direzioni di gara e ben 5 vittorie, compreso l'unico arbitraggio stagionale a Udine con il Pordenone, vittoria 0-2 al debutto di Le Grottaglie. Nel computo anche un pareggio e una sconfitta. Chievo invece mai vincente in 4 direzioni, di cui 3 in questa stagione con Sacchi, 2 i pareggi, 2 le sconfitte. Circa i precedenti al Bentegodi, il Pescara ha vinto 2 volte in casa del Chievo, ma l'ultima è nel 2000, 0-2 con doppietta di Palmieri, 4 i pareggi, ma anche qui l'ultimo è nel 2000. Gli ultimi 2 più recenti precedenti sono stati in Serie A, con il Chievo sempre vincente per 2-0, nel 2012 con Luciano e l'ex Stojan e nel 2017 con Birsa e Castro. Per il Pescara si tratta di dover fare una impresa per salvarsi, vincere al Bentegodi sarà complesso, in caso di parità bisognerà verificare gli altri risultati e la salvezza sarà realtà in caso di sconfitta del Perugia o in caso di pareggio della squadra di Oddo, ma con contestuale vittoria del Cosenza. La classifica avulsa premierebbe il Pescara, stessa cosa in caso di KO interno dell'Ascoli ed eventuale classifica avulsa a 4. Su qualsiasi verdetto pende però il ricorso al CONI del Trapani, il collegio di garanzia ha fissato l'udienza al prossimo 6 agosto, il giorno prima dell'andata dei play-out. Per il Pescara l'ipotesi peggiore in questo momento è quella di disputare i play-out, ma una eventuale, per quanto difficile, restituzione dei punti al club siciliano potrebbe rimescolare discorsi ed il Pescara rischierebbe fino alla retrocessione diretta in caso di KO al Bentegodi. Solo una vittoria domani metterebbe tutto a posto e blinderebbe il discorso salvezza.